Mantenere alta l'allerta. L'area colpita, come noto, è storicamente tra quelle più ad alto rischio sismico. A dirlo è il professor Aldo Zollo, sismologo dell'Università Federico II di Napoli, tra i maggiori esperti di terremoti. Intervistato dopo le scosse di terremoto registrate ieri nella zona del Matese Casertano ed avvertite anche nel Foggiano, a Lucera, Troia, San Severo, Mattinata. La scossa, rileva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata registrata alle 18.08 ad una profondità di 10 km. E mezzo. Il sisma è stato sentito con intensità soprattutto ai piani alti delle abitazioni, in diversi quartieri di Foggia. Gli episodi tellurici di ieri registrati sono il risultato di assestamenti sulla dorsale appenninica. Il terremoto è accaduto in un'area sismica tra quelle a più alto rischio del nostro paese, quindi è per questo motivo che bisogna mantenere un certo livello di attenzione nei prossimi giorni per vedere come la sequenza evolve, può scemare producendo con magnitudo più piccola. In questa area esistono delle fratture, delle faglie che hanno il potenziale per generare terremoti più forti. Il sisma ha colpito zone già pesantemente colpite da altri eventi. 33 anni fa il grande terremoto che devastò l'Irpinia e molti comuni dei Monti Dauni meridionali che ancora portano i segni.